qui al Palavelo Andrea Scozzese, terminata l'amichevole tra la Savino del Bene e la rappresentativa Under 23 della Nazionale della Repubblica Dominicana, con Lorenzo Smossani. Intervistiamo Enrica Merlo e Martina Ferrara. Allora, inizierei da Enrica Merlo, chiedendo a lei innanzitutto come stai. Questo, mi pare, se non erro, è il terzo anno a Scandicci. Sì, questo è il terzo anno. Ciao a tutti intanto. Sto bene, siamo in fase di preparazione, quindi anche per noi è stato un test questa sera, però è il primo e quindi si può sempre migliorare. Lorenzo, una domanda per Enrica. Una domanda, appunto, in fase di preparazione si è vista piano piano la Savino del Bene crescere punto dopo punto. Sì, abbiamo carburato, anche perché appunto è il primo test che facciamo fuori casa e quindi dai, un passettino alla volta. Passiamo invece a Martina Ferrara, un'esperienza importante adesso alla Savino del Bene, dopo aver vinto recentemente i campionati nazionali Under 18. Come ti senti e quali sono le tue prospettive? Allora, premetto col dire che per me stare in questa società è un sogno, stare con atlete del calibro di Enrica Merlo, Valentina Righetti, che comunque fino a qualche anno fa vedevo in televisione, vedevo le foto, e prenderli come esempi durante gli allenamenti giorno per giorno può solo che farmi bene. E quindi spero che quest'anno appunto possa prendere tutto tanto da loro, tutti i loro consigli, in modo da utilizzarli e sfruttarli nel futuro. Lorenzo, a te una domanda. Sei entrata e hai iniziato anche te a volare, infatti mi hai fatto sbagliare, ti ho scambiato per Enrica. Hai già preso qualcosa da lei? Spero di diventare come lei un giorno, però nel frattempo ci alleniamo e la imitiamo. Siamo assieme, quindi esatto. Faremo assieme. Io volevo solo, non è una domanda, volevo fare i complimenti a tutte e due, perché è stata anche una bellissima partita e sicuramente un bellissimo finale di quarto set che mi farebbe piacere riguardare insieme a voi. Bene, concludiamo qua, salutiamo Lorenzo, Martina ed Enrica e le ringraziamo per la loro disponibilità e ci vediamo alla prossima intervista. Ciao, ciao!